Come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie mille. Come ti chiami? Paolo, all'anagrafe, e ho cambiato nome in Isla Bay come artista. Quando hai incominciato? Come ti sei approcciato alla musica? E ho cominciato da piccolo ascoltando il rap hip hop e poi quando avevo circa 15 anni ho iniziato a fare le mie prime tracce hip hop. Poi sono andato avanti e ho fatto delle tracce trap perché comunque è il genere che andava tra i giovani, tra i miei coetanei, e da lì, pubblicando su YouTube, mi hanno conosciuto per quello che sono stato. All'epoca quali erano i tuoi riferimenti musicali? Beh, quando ero piccolo, tipo alle elementari, alle medie, per l'hip hop erano Fabri Fibra, Marracash, un po' quelli che andavano ai tempi, i rapper che erano più gettonati a quei tempi lì. Solo rap italiano o anche anche americano, tipo 50 Cent, vabbè, Eminem, che è scontato, si inizia sempre comunque a ascoltare loro, che sono un po' i pionieri del genere. All'epoca più o meno i testi di cosa parlavano? Ma l'hip hop ha parlato sempre comunque di strada, di rivalsa, di ragazzi che arrivano da magari un quartiere difficile e riescono a uscirne con la musica, quindi principalmente i testi erano fondati su quello. Poi la trap magari era un po' più goliardica, parlava un po' più di... Ecco, sì, i testi delle tue canzoni, di cosa parlavano? I testi delle mie canzoni parlavano di stupefacenti, un po' quello che fanno i giovani quando si vogliono divertire. E questo quindi è il tuo passato? E questo sì, è il mio passato. Nel presente invece... Adesso ho cambiato nome d'arte, sono Isla Bay e faccio musica post-punk da quei anni 80. Come mai questo cambio? Ma in realtà sono sempre stata una persona un po' cupa dentro e poi ho scoperto la dark wave, ho iniziato ad ascoltare un po' di gruppi e sentivo che dovevo fare quello, ecco. Poi ho fatto la prima traccia, che è Flames Inside, l'anno scorso, e sto continuando il mio percorso su questo genere qua e lo sento più mio. Sento più mio perché comunque i testi che scrivo sono più emotivi e quindi riesco a esprimere in inglese adesso, canto in inglese, sono testi più emotivi, anche le linee melodiche riescono meglio a esprimere quello che ho dentro. Come produzione ti fai dare una mano? No, oppure... come produzione le tracce post-punk e dark wave che ho fatto di recente le sto producendo io. Con che strumentazione? Sintetizzatori, Logic, sintetizzatori analogici e anche virtuali. Ti appassiona molto la produzione delle tracce? Sì, sulle mie tracce sì, perdo abbastanza tempo sulla produzione, quindi sì, mi piace ricercare suoni, fare qualcosa di innovativo, anche se comunque il genere arriva dagli anni 80, cerco di modernizzarlo un attimo per i tempi. Cosa ti ispiri per produrre queste tracce? Ho fatto Flames Inside, che è una traccia riflessiva sulla tristezza interiore di una persona in generale, in quel caso la mia. Poi ho fatto Baphomet e Son of the Deep, che sono Baphomet è il simbolo satanico. Quindi, infatti il nome di Isla Bay deriva da Anton LaVey, che era il fondatore della Chiesa di Satana, e Is invece da una città mitologica della Bretagna che è stata affondata. E quindi principalmente di emozioni, oppure faccio testi su Satana. E perché Satana? Ma perché io credo nel satanismo laveiano, che è un po' diverso dal satanismo dal cliché che c'è sul satanismo, ovvero che è una parte cattiva, eccetera eccetera, quello è un po' cliché. Invece il satanismo laveiano parla dell'energia interiore di ogni persona che riesce a svilupparla al meglio, quindi
tra virgolette Satana sarebbe l'energia che tu hai dentro, che trovi dentro di te, e di riuscire a svilupparla al meglio. Questo parla il satanismo lavegliano, cioè non esiste una, non esiste come se lo immaginano magari Satana la faccia rossa con le corna, non è nel contesto del satanismo lavegliano. Come avviene proprio il processo creativo per creare una canzone? Io registro, io faccio tutto a casa, quindi di solito mi metto a, vabbè, parto dalla strumentale ovviamente e ricerco suoni, come dicevo prima, cioè faccio le batterie, che comunque le batterie post-punk e dark wave sono comunque sempre molto simili, sono sempre quasi le stesse, e ricerco molti suoni dei sintetizzatori e delle chitarre. Poi faccio il mix e master della strumentale, poi registro le voci e il testo solitamente lo scrivo, lo scrivo al momento, sinceramente, ispirandomi alla situazione che sto vivendo attualmente. Live, ti piace o ti terrorizza il concerto? No, io sono una persona molto ansiosa, quindi il pre-concerto e anche durante il concerto ho molta ansia, perché ho paura che le persone non comprendano i testi, la mia musica. Però poi è un'ansia che dopo il live si va a sciogliere. Però ogni live si va a sciogliere sempre, dopo ogni live, però il prossimo live è uguale. Qual è il posto in cui hai suonato che ti ha più emozionato? Beh, sinceramente non ne ho uno preferito, solitamente dove, i locali dove suono, oppure festival, mi piacciono tutti. Ultimamente, nell'ultimo anno, sto vedendo anche un bel pubblico, anche più adulto, magari di persone di 40-50 anni che si ascoltavano il post-punk, dark wave, e sono stati incuriositi da questo mio cambiamento. Che cosa non deve mai mancare a un tuo concerto? Qualsiasi cosa. Ma le sigarette, perché io fumo veramente tanto per l'ansia. A casa fumo poco, però prima dei concerti e dopo fumo tanto, quindi le sigarette. Hai una scaramanzia prima di salire sul palco? Ma solitamente faccio un coro interiore che è Baphomet, che è sempre un elogio a Baphomet, quindi è una mia... mi sento più energico, ecco. Dal punto di vista puramente estetico, per te è importante l'abbigliamento, le visual, le luci? Sì. Perché? Sì, per l'abbigliamento soprattutto, perché comunque, vabbè, io sono vestito tutto di nero alla fine, mi vesto tutti i giorni così, perché trasmette un po' quello che ho dentro. Io voglio trasmettere la parte più cupa di me, più che quella felice. Vorrei che le persone conoscano la parte più cupa, che comunque è importante anche conoscere una persona su tutti e due i lati. E cosa ti spinge a fare musica? Anche questa è complicata. A parte che mi fa stare bene, nel senso mi fa sfogare, mi fa uscire quello che voglio trasmettere, e poi le persone che mi comprendono, cioè chi riesce a capire la mia musica, e ci sono le persone, soprattutto come ti dicevo nell'ultimo anno con questa svolta post-punk dark wave, sì, mi spinge quello. Fare capire, mi piace quando le persone capiscono un testo, un concetto che esprimo. Per te cos'è la musica? Io la musica la faccio quotidianamente, cioè per me è come alzarsi e andare al bar a fare colazione, cioè faccio tutti i giorni musica. Se non canto faccio delle strumentali, se non faccio delle strumentali faccio noise industrial, l'importante è che accendo il PC e i sintetizzatori faccio musica. Anche un'ora al giorno però la faccio. Il mio synth preferito è Minimoog adesso, in questo momento, sto usando molto quello. Minimoog di che anni? No, quello più recente. Lockdown, in questo periodo, tra virgolette, oscuro per molte persone, tu sei riuscito, nonostante tutto, a continuare a produrre? Sì, ho sempre fatto, anzi, quasi di più. Faccio tanta musica quasi tutto il giorno. Anche musica che non ho pubblicato, cose sperimentali. Magari con cose, avevo preso un ukulele, provavo a suonare l'ukulele con il riverbero, facevo un po' cose strane che non ho mai pubblicato.
li usi, non li usi? Li uso piacciono? Per pubblicare solo le cose lavorative, ovvero se sarà un concerto, il calendario del tour, le nuove uscite. No, non uso i social in modo maniacale, nel senso la mia vita privata non metto sui social. Secondo te sono un buono strumento? Sì, sono un buono strumento per fare conoscere quello che vuoi essere, però è anche pericoloso perché magari poi passa, se non riesci bene a esprimere quello che sei, magari passa un'altra identità di te che non riesci più a cancellare. Il problema dei social è quello, che non torni indietro. Come vedi la scena musicale italiana? Di tutti i generi, sì. O di che genere? Sì, tutti i generi, cioè nel senso sia quelle mainstream sia la scena underground. Ma a me non vado troppo pazzo per la scena italiana, però sono contento del tipo che, vabbè, molta gente li odia un po', però sono contento tipo che sono usciti Maneskin da un programma come Sanremo, che comunque è uscita una cosa diversa dal pop o dalla hit estiva che esce ormai tutti gli anni, quindi sono contento per questa cosa, dovrebbero spingere di più magari band del genere. E invece tutta la scena legata alla trap, legato al rap, come... No, io mi dissocio proprio totalmente da questa cosa, cioè oggi mi dissocio da questa roba, perché un conto che era magari un racconto immaginario prima, solo che adesso purtroppo quello che raccontano diventa anche realtà, quindi sta diventando un po' pericoloso. La nuova scena drill? Non mi piace, è proprio, parlavo proprio di quello, troppa violenza e poi esportata veramente sulla strada, cioè nel senso parlano di magari aggressioni, rapine che poi vanno a fare veramente, quindi non è il mio genere. Attualmente ti stai facendo da un'etichetta per... No, io sono indipendente. Okay. Sono indipendente, mi distribuisco da solo, faccio tutto il processo creativo che di uscita della musica lo faccio da solo. Hai in futuro nuovi progetti di uscite, dischi, videoclip? Sì, adesso giovedì 18 gennaio esce il mio nuovo singolo su Spotify e poi il video su YouTube. Okay. Sempre sul genere post-punk. Io ho un progetto che si chiama Rotten Mosh, ovvero Pogo Marcio, perché comunque secondo me... L'ho chiamato Pogo Marcio in inglese perché i rumori di quello che faccio, i rumori, Noise Industrial sembra un pogo comunque di rumori che si scontrano, quindi mi è venuto in mente questo viaggio qua mentale. E sì, produco Noise Industrial, sono usciti 5 singoli di questo progetto, ho fatto qualche data in giro, nonostante in Italia magari è un genere un po' più difficile, però mi diverto, mi piace farlo. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Allora, su Instagram sono Islavei, su Facebook sono Islavei e su YouTube sono Islavei, scritto YS Lavei, con la Y finale. E il progetto? E il progetto invece Noise Industrial si chiama Rotten Mosh, su Instagram, su Facebook e anche su YouTube e su Benetton. Come ti vedi tra 5 anni? Io spero di realizzare il sogno che ho in testa, ovvero fare concerti all'estero, canto in inglese anche per quello, spero di uscire dall'Italia, magari sempre in modo underground, non dico in modo di andare a fare i palazzetti all'estero, però un po' di locali in tutto il mondo se possibile. 3 progetti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Io sto ascoltando principalmente darkwave e post punk, comunque quelli che sto ascoltando di più sono Lebanon and Over, che sono sempre darkwave. Vabbè, gli Smiths, penso che li conoscono tutti, magari se qualche giovane non li conosce li deve conoscere. Deep, dark deep techno, che si chiamano Cast, sono francesi. Questi 3 progetti, poi vabbè ce ne sono altri 1000, però questi 3 progetti secondo me sono i più fighi. Molte grazie, ciao ciao. Grazie, ciao. Ciao ciao. Oh.
Grazie.